E ora l'Azerbaigian, un piccolo paese con 9 milioni di abitanti che negli ultimi 10 anni ha conosciuto una crescita economica straordinaria. Il corrispondente Giovanni Masotti. Svettano tra le luci del cielo di Baku, le 3 fiammeggianti torri dominano la capitale adagiata sul Mar Caspio, doppio simbolo gli audaci grattacieli, da un lato l'avanzata di questo piccolo sorprendente paese, dall'altro il riferimento alla tradizione, alla montagna di Yanardag, qui dalla terra pressata zampillano lingue di fuoco sacre all'antica religione di Zarathustra, indipendente dall'Unione Sovietica. Dall'agosto 91, dopo una rivolta soffocata nel sangue nel 90, 9 milioni di abitanti, un Islam tollerante e liberale, l'Azerbaigian sta vivendo la sua epoca d'oro sotto l'abile ferma guida del presidente Aliyev Ilham. Negli ultimi 8 anni la terra del fuoco vanta un progresso record, 46esima economia mondiale. L'Azerbaigian ha visto salire di 3 volte sia il suo tasso di crescita che la sua produzione industriale, comprimendo la percentuale di povertà dal 49 al 7%. Fondamentale aver creato un clima di fiducia per gli investitori, più del 50% stranieri, non più una monoeconomia, non più esclusiva dipendenza dalla storica ricchezza del petrolio, ma diversificazione. Poderoso lo sforzo di ammodernamento delle infrastrutture e il ricorso alle energie alternative. Già nell'ultima recessione mondiale, l'Azerbaigian ha sempre via via consolidato il suo rating, al contrario dei paesi europei. Nello stesso 2008, un PIL che ha sfiorato l'11%.